Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica di nuovi video caricati. Torniamo ad occuparci di Sonnox Oxford. Questa volta parliamo dell'EQ. Eccoci ad un altro dei must have di Oxford, il suo equalizzatore. Forse uno dei plugin più usati nella storia delle DAW, soprattutto sotto Pro Tools. Filosoficamente deriva dall'equalizzatore della console Sony OXFR3 e offre tutte le caratteristiche di una risposta professionale anche nelle versioni VST Audio Unit e AAX. Vi ricordo che questo genere di console furono utilizzate moltissimo per mixare gli album dei Rush, Dream Theater, Katy Perry, The Hives, eccetera, eccetera. È una delle prime console digitali di fascia alta della storia. Possiede 5 bande con shelf selezionabili su low shelf e high shelf, vediamo, con rapporto di dB d'ottava da 6 a 36, quindi molto variabile come vediamo, per dei cutting molto efficaci. Ovviamente possiamo scegliere se utilizzare il low cut diretto oppure un filtro di shelf in più accurato, vediamo come attivarlo e quindi poterci poi manipolare molto bene la curva di ritorno dell'equalizzatore. Questo per evitare, come vedremo poi, gli errori di fase. Solo nella versione TDM e AX è stata aggiunta la funzione di emulazione del GML 8002, storico e super utilizzato equalizzatore da mastering. Peccato che non sia disponibile nella versione VST e Audio Unit. Partendo da sinistra passiamo da Low Frequencies, con appunto i dB d'ottava selezionabili per il cutting. Troviamo poi subito sotto Low Frequencies, a cui possiamo lavorare e equalizzare ovviamente sia come campana sia come shelf diretto sulle basse, ottimo per il mastering. E poi troviamo le Low Medium Frequencies, quindi tutte le frequenze che si trovano sulla parte medio-bassa, per passare poi al centro dove troviamo le frequenze medie, quindi il controllo sulle frequenze medie. Passiamo oltre, arriviamo alle High Medium Frequency, quindi le frequenze medio-alte, quindi la gestione, come vediamo, è abbastanza semplice, attivabili o disattivabili sia dal pulsante sia dal doppio clic all'interno del puntatore nel nostro display. Il display ovviamente è anche regolabile, è qui dal menu Sonnox, infatti da qui possiamo scegliere anche di avere i nostri parametri modificabili, come vediamo, quindi andare su una scala più ristretta, ad esempio, o su una scala estremamente ampia per una visualizzazione più corretta, oppure la versione ascolto diretto, che è quella che io preferisco. Questo perché normalmente preferisco diffidare della rappresentazione grafica degli equalizzatori e affidarmi all'orecchio. Questo perché la rappresentazione grafica spesso è proprio fuorviante e poco utile se paragonata all'ascolto diretto. È un consiglio che vi do, comunque tantissimi lavorano meglio con l'aspetto grafico, quindi non mi permetto di giudicare il sistema di lavoro. Possiamo cambiare il sistema di controllo delle manopole, scegliere il Roll Times dei clip, abilitare tooltips che ci consentono di capire e di vedere i suggerimenti di cosa faccia un pulsante e il toolbar in alto. Questo ci permette poi di accedere anche ai preset, ma come sappiamo io non amo i preset, quindi non li utilizzeremo. Infine, cliccando sopra, possiamo accedere al manuale online, all'utilizzo sempre disponibile sul sito della Sonnox per poterlo consultare al volo e ovviamente i credit e l'aggiornamento. Come vediamo, l'aspetto è molto familiare, soprattutto per chi viene da Studio One, dove l'equalizzatore è sostanzialmente molto simile nell'interfaccia. Ovviamente non possiede le caratteristiche dell'Oxford EQ, che andiamo ora a vedere. Come abbiamo visto, ogni banda può essere attivata indipendentemente. Questo torna utilissimo nel momento in cui i nostri interventi debbano essere capillari e quindi non coinvolgano tutto l'equalizzatore. Queste bande sono dipendenti dal tipo di equalizzatore che noi andiamo a scegliere. Infatti abbiamo a disposizione all'interno di Oxford EQ ben 4 tipi di equalizzatori diversi. Il Type 1 è molto simile a quello presente sulla console SSL della serie 4000, chirurgico, come vediamo, e con una dipendenza gain EQ più piccola quando si riesce ad essere più stretti in curva. Come vediamo, è anche
identica quando ci muoviamo in boost o in cut. Il tipo 2 invece possiede la stessa risposta del tipo 1, ma in boost possiamo notare una campanatura più ampia, mentre in cut si riduce tantissimo a livello di notch. Questo è una soluzione perfetta per tagliare via le risonanze di alcuni strumenti, soprattutto quelli percussivi. Nel Type 3 troviamo un equalizzatore abbastanza analogico, infatti nonostante abbiamo comunque un'escursione simile sia in boost che in cut, ma l'ampiezza è estremamente elevata, come vediamo. Quindi un Q estremamente ampio anche quando correggiamo minimamente la sorgente. È, come dicevo, un risultato più analog style ed è perfetto per la correzione, ad esempio, delle voci. Quindi quando lavoriamo su tracce più delicate dovremo comunque intervenire senza rovinarle eccessivamente. Comunque l'equalizzatore è in grado di fare spesso dei danni. Il Type 4 o tipo 4 risulta ancora più analogico del 3, quindi abbiamo un Q estremamente più ampio per una correzione super delicata. Questo è comodissimo, ad esempio, se noi abbiamo una scala di valori molto bassa per le correzioni sul master. Infatti è perfetto per le correzioni sul master bass, proprio perché comunque l'intervento è molto ampio. Vediamo che comunque anche una curva stretta è molto ampia rispetto alle altre. Andiamo ora in play ed ascoltiamo esattamente cosa fa all'interno del mix. Useremo il Type 4 perché stiamo sul traccia master e andiamo a modificarci alcune frequenze. Il trim ci occorre per recuperare eventualmente o appunto fare una correzione di volume per evitare appunto l'over, come in questo caso, perché sto salendo di qualche dB, quindi abbassiamoci. Modifichiamo lo shelf. Il controllo sul rumbling dei bassi. Facciamo caso alla risposta delle medie e delle alte. E al controllo sui side del Type 4, quindi abbiamo un side più ridotto. Proviamo il Type 3, lo vediamo più dettagliato. Dovremmo correggere ora chiaramente
eccellente il controllo sul side, quindi sui bassi che comunque hanno bisogno di un taglio non netto, ma comunque sostanziale sul side, in maniera che il nostro materiale poi possa essere assolutamente monocompatibile. Come dicevo, ognuno degli EQ ha un suono suo particolare, bisogna imparare ad utilizzarlo e a sceglierlo con molta cura. I filtri di shelf, come abbiamo visto, possiedono un controllo di overshooting che troviamo qui. Adesso rimettiamo i nomi originali, eccolo qua, quindi abbiamo appunto il controllo di overshoot, che ci limitano al massimo l'effetto di distorsione di fase quando si alzano le alte o le basse. Molto simile alla risposta dell'EQ presente sulle console SSL4000, per intenderci. Infatti spingendo la regione delle alte fino a 20 dB, ad esempio, vediamo come il controllo di overshooting modifica sostanzialmente la risposta sulle medio-alte. Infatti, salendo di 20 dB abbiamo una riduzione di meno 8 dB. Parleremo di distorsione di fase dell'equalizzatore in un altro tutorial dedicato a questo argomento. Un appunto sul manuale dove ho trovato diverse lacune: mancano i riferimenti agli shelf, in particolare ai dB di ottava, però li vediamo qui nel menu, o sul manuale originale della console, e che lavorano appunto con 6 steps da 6 a 36 dB per ottava. Mancano ovviamente i riferimenti anche al trim, ma sappiamo a che cosa serve, quindi per compensare l'enfatizzazione o la perdita di suono dall'interno dell'EQ, e manca una spiegazione molto più dettagliata dell'emulazione del GML8002. Ma in definitiva è un eccellente EQ digitale, figlio di uno dei banchi digitali più usati negli anni 90 e che hanno dato alla luce fior fior di album incredibili. È un EQ sempreverde, ha delle caratteristiche ben delineate, torna utile in tante applicazioni, un'eccellente alternativa quindi all'EQ digitale della nostra DAW, nel caso specifico di quello presente all'interno di Studio One, che essendo comunque un buon EQ non possiede le varianti di equalizzazione a disposizione dell'Oxford. Il prezzo forse non è proprio abbordabile, ma garantisce un risultato professionale senza compromessi. Il mio consiglio, come al solito, è di scaricare la demo, di provarlo e decidere se acquistarlo o meno, o partecipare al loro programma Educational che vi dà un sostanzioso sconto sul prezzo se siete studenti o insegnanti. Lo rivedremo all'interno di un prossimo tutorial sugli equalizzatori e ovviamente ci sarà un tutorial più esteso sempre sugli equalizzatori sul mio canale Patreon. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi, lasciare poi un vostro commento sotto. Per il momento è tutto, ciao, a presto!